La seduta del 23 dicembre. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta ordinaria per l'approvazione di una proposta di rendiconto dei gruppi e di una delibera sulle strutture residenziali psichiatriche e ha poi proseguito in seduta segreta in merito agli atti amministrativi adottati dalla SL Torino 1. Conferenza stampa di fine anno. Il bilancio sull'attività del Consiglio regionale che nel 2013 ha approvato 22 leggi e svolto 77 sedute d'aula per un totale di 44 giornate di lavori. Questo è il tema illustrato dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dall'Ufficio di Presidenza il 20 dicembre durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Nuovo ingresso a Sant'Anna. Per rendere più accogliente e sicuro il più grande ospedale ostetrico ginecologico d'Europa, è stato inaugurato il rinnovato ingresso di via Ventimiglia 3 dell'ospedale Sant'Anna di Torino. L'intervento è stato realizzato dalla Fondazione Medicina a misura di donna, in collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati, tra i quali la Consulta Femminile Regionale. Colori e luci calde, nel rispetto dello stile dello storico edificio, accolgono le pazienti e i visitatori per dare serenità e ridurre l'impatto con la struttura ospedaliera. Guida Piemonte. La Guida Piemonte, apprezzato indirizzario che il Consiglio regionale da anni mette a disposizione dei cittadini piemontesi, cambia pelle e cambia veste. La nuova versione digitale offre, oltre all'elenco degli indirizzi di enti locali, uffici pubblici, organi di informazione e organizzazioni, numerose funzioni. Ogni utente può effettuare ricerche per parole singole o in modalità avanzata. Ogni indirizzo è georeferenziato su una mappa, da dove è possibile elaborare il percorso in auto, con i mezzi o a piedi. Guida Piemonte ha anche un'app disponibile per Apple e Android. Piemonte Memoria. Parte la serie su crpiemonte.tv. Con ricordi di guerra, interviste a Dino San Lorenzo e Anna Maria Vietti, prende il via sulla social web TV del Consiglio regionale www.crpiemonte.tv Piemonte Memoria. Il primo video della serie è dedicato a due protagonisti degli albori della Regione Piemonte. Infatti, entrambi sono stati consiglieri e in seguito hanno ricoperto altri incarichi istituzionali di rilievo. Nel video raccontano di quando, ragazzini, hanno vissuto a Torino e a Lanzo gli anni della Seconda Guerra Mondiale.